Vittoria pesante della Vigor per Conti di Persia nella seconda giornata del campionato allievi Elite Fascia B, girone B. I blaugrana battono la polisportiva Carso di Rossi per 2-1, frutto dei gol di Zarola e Mastrodonato, rete ospite invece di Agostini. Vigor che prova l'inizio su punizione, a Mastrodonato risponde Fieramonti, risposta anche della polisportiva Carso, quest'oggi in maglia rossa. Consoli però viene murato da Casagrande. Vigor che passa loro in vantaggio al 22esimo della prima frazione di gioco, lancio lungo per De Bellis, il numero 9, ex Latina Cross in area di rigore, Abdal è perfetto con il colpo di testa che va a servire Zarola sul filo del fuorigioco, 1-0 e Vigor per Conti che passa così in vantaggio. Polisportiva che fa sì gioco ma che per ora è poco cattiva, e allora punizione ancora per i blaugrana con Mastrodonato, palla che però si perde sul fondo con Fieramonti a guardare la sfera uscire. Finale di prima frazione con ancora il numero 7 di casa a mettere i brividi con una serpentina alla difesa degli ospiti. Raddoppio che arriva immediatamente ad inizio di ripresa, palla sulla destra e Giardini entra in area di rigore, Agostini interviene, per il direttore di gara è penalty, dal dischetto va Mastrodonato che non sbaglia, 2-0, ma il match è tutt'altro che chiuso. Mentre De Bellis coglie il palo al minuto numero 4 del secondo tempo, andando vicino al tris per la Vigor per Conti. Eh sì, perché è qui che la polisportiva Carso mostra tutto il suo carattere. Tre le azioni da gol nell'arco di 4 minuti. Prima Vincenzi prova il sinistro, parato. Poi da calcio di punizione è Turchetta per provare il giro. Palla fuori di un soffio. Infine, al decimo minuto, ancora Consoli va ad un passo dal 2-1 con il numero 11 murato in calcio d'angolo. Vigor che resta anche in 10, intervento da dietro di Zarola su Vanini che stava per entrare in area di rigore per il direttore di gara e calcio di punizione e secondo giallo per il numero 6 della Vigor per Conti che va anzitempo sotto la doccia. L'uomo in più dà il là al tutto per tutto dei Pontini, altra punizione, stravolta di Consoli, di destro, palla ancora al lato, infine in azione insistita, da Agostini ad Agostini, arriva il 2-1 con la polisportiva Carso che riapre così il match e il sinistro del numero 4 in maglia rossa, 2-1 e il finale sarà praticamente di fuoco, rimessa laterale alla mezz'ora e Turchet sarà a provare il sinistro, palla però che va alta sopra la traversa. Mentre in contropiede che si fa vedere la Vigor per Conti con il palo colpito da Cireddu in azione di alleggerimento. Infine ultima vera opportunità da parte dei Pontini con la traversa colpita da Gambioli praticamente nel recupero di sinistro. Numero 8 colpisce il montante, la Vigor per Conti riesce a salvarsi e a vincere praticamente il match per 2-1 perché dopo 6 di recupero la gara finisce qui.